Il nostro giro dei ritiri alla scoperta delle squadre liguri oggi scende in eccellenza perché pian pianino cominciano a radunarsi anche le realtà della Serie A dei dilettanti. Allora esordiamo lo speciale ritiri appunto dedicato all'eccellenza proprio da una formazione che per il quinto anno consecutivo si appresta a disputare questa categoria. Per il quarto non consecutivo, la novità più grande naturalmente è quella dell'allenatore. Naturalmente avete visto alle mie spalle dove ci troviamo, al Borel di finale, un Borel nuovissimo, nuovo manto erboso per il terreno di gioco. Nuovo allenatore, ma diciamo vecchio perché è tornato a sedere sulla panchina mister Pietro Buttu, un Buttu carico come non mai, un finale ancora da definirsi nella rosa, ha già cominciato però a sgambettare, a lavorare. Allora andiamo a sentire quali saranno le novità per la stagione 2015-2016 con le parole dell'allenatore e dei dirigenti. Un ritorno al passato o un ritorno al futuro per te per il finale, questo, quello di quest'anno? Al futurissimo, cioè, il passato. Come si suol dire, non macina più mulino. Quello che è stato, bisogna dimenticarlo. Sono stati anni stupendi, però si va avanti, adesso è un'altra stagione. Io dicevo ai miei ragazzi che non mi ricordo neanche di aver allenato il finale. Cioè, per me si parte da zero e tutti i giocatori che vengono qua partono da zero, devono partire da zero con me. È una nuova avventura. No, io non mi devo rilanciare da niente, cioè, qua è un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Io anche l'esperienza di Vado vedo di prendere cose positive, è terminata in maniera con l'esonero, però si va avanti, io sono a posto con la mia coscienza, qua ripartiamo, tutto nuovo, campo nuovo, giocatori la maggior parte nuovi, giovanotti, quindi un progetto nuovo, diciamo, si parte da zero, ecco. C'è un po' di allarmismo per la squadra, in generale sento, ma io sono contento del lavoro che sta facendo Leonardo Cassullo, che da quest'anno è il nuovo direttore sportivo, io sono ben contento insieme a De Mina e alla società. Non dimentichiamoci che qua abbiamo già 7-8 giocatori, potenziali titolari, e parliamo di Porta, Condorelli che sicuramente sarà un nuovo acquisto perché l'anno scorso è stato infortunato, poi diciamo Scalia, Termine, Ferrara, Rocca. Quindi voglio dire, c'è già una buona base, Genta che io non ho mai allenato, vediamo, valutiamo tutti questi ragazzotti e poi sicuramente interverremo sul mercato. Ma guarda, in questo campionato qua penso di no, noi partiamo per ultimi, ma non lo dico tanto per dire, ci sono realtà, la Saremese penso farà un campionato a parte, però ci sono già realtà che lavorano da un po', parlo della Genova Calcio, Rapallo. Io vedo molto bene le neopromosse, Voltrese, quindi sarà un campionato, parliamo di Ventimiglia, noi partiamo a fari spenti con un nuovo progetto, un allenatore nuovo e quindi dobbiamo costruire e ricreare quell'entusiasmo che avevamo quando avevo lasciato, ecco, sia con la squadra che il rapporto con i tifosi. I tifosi dovranno tornare allo stadio perché l'anno scorso un po' sono mancati. Sì, lo so, dovremmo farli tornare noi. Noi si era creato un'alchimia, ma frutto di tempo e di lavoro. Io la bacchetta magica non ce l'ho. Prometto solo lavoro e cercare di costruire una squadra che battagli tutte le domeniche, ottenendo l'obiettivo principale che è rimanere in questa categoria. Vogliamo fare una buona squadra, abbiamo tempo e voglia e la società vuol crescere in tutti i reparti, soprattutto col settore giovanile che abbiamo un progetto che stiamo sviluppando e vedremo come andranno le cose. La squadra è ancora incompleta, dobbiamo prendere un paio di giocatori. Noi siamo tranquillissimi, sicuramente, poi puntiamo tanto sui nostri giovani e su Butto, su quello che sa fare lui con i nostri giovani, sicuramente. Ma sono tutti e tre un giocatore per reparto, un attaccante, un centrocampista, un difensore. Sì, è prematuro per dirlo, no, non vogliamo fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, cioè partire tranquilli, pensando ad avere la squadra e poi magari trovandoci in situazioni che non ci aspettavamo. Via. Sì, siamo al 29 luglio, abbiamo tanti ragazzi da valutare, bisogna fare le scelte, non dobbiamo avere fretta di scegliere i giocatori, siccome dobbiamo scegliere i giocatori importanti che ci permettono di fare un buon salto di qualità, bisogna valutare veramente bene la situazione. Intanto valutare anche i giocatori che abbiamo a nostra disposizione, abbiamo tanti giovani che magari in questo momento non possono dire niente a qualcuno, però poi magari un domani o anche a fine stagione si possono rivelare degli ottimi giocatori, quindi ci stiamo muovendo, abbiamo i nostri obiettivi e quindi ci va tempo. Sì, anche questo, hanno voluto ringiovanire un po' anche il parco dirigenziale, diciamo così, e
Io ho colto l'occasione per intraprendere questa avventura. Io sono nuovo in questo ambiente dal punto di vista dirigenziale, ho smesso di giocare l'anno scorso, ho colto al volo questa possibilità, sono di finale, ho iniziato finale, ho fatto tutte le tre fine del settore giovanile. Certo, come inizio è un inizio che da un lato mi fa molto piacere, ma dall'altro so che è molto impegnativo, perché appunto siamo nella Serie A dei dilettanti, quindi bisogna fare bene. In maniera più veloce sicuramente la punta, perché numericamente siamo pochi. Colgo l'occasione anche per salutare Enrico Perlo, che è stato un giocatore che qua a finale ha dato tantissimo, che per diverse problematiche non siamo riusciti a trattenere. Quindi la punta è sicuramente il giocatore più importante che dobbiamo prendere, poi ci muoveremo di conseguenza. Però in questo momento è il reparto che, anche, ripeto, numericamente abbiamo preso un 98 Gentile, che in prospettiva è molto, molto valido, c'è Rocca, però quindi numericamente siamo in pochi, quindi la punta è molto importante in questo momento. Diciamo che si guarda al futuro. Io sinceramente, personalmente, anche per l'amicizia che mi lega al mister, sono veramente felice. Sono contento che butto, anche in cuor mio devo ammettere che avrei preferito che Pietro allenasse in categorie superiori, però sinceramente per me è una grossa, diciamo, soddisfazione poter lavorare con lui, anche perché, come ha detto in questi giorni il direttore sportivo, cioè non bisogna fare il lavoro, le cose in fretta, bisogna andare calmi, tranquilli, perché i giocatori ce ne sono in giro, ne arriverà qualcuno, qualche buon nome, e quello che posso dire è che noi dobbiamo lavorare anche con un budget, perché noi facciamo un discorso che siamo dilettanti, non è che possiamo permettere a giocatori delle spese folli che poi esci fuori dal budget.